Sono circa 100 le piante di marijuana scoperte e sequestrate dai carabinieri della stazione di Bello Sguardo in un terreno demaniale. È una delle operazioni portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Paolo Cristinziano. I militari dell'arma inoltre sono intervenuti anche a Sala Consilina su disposizione della procura della Corte di appello di potenza per arrestare due persone aggravate di reati degli anni precedenti e quindi con una pena da scontare. Si tratta di due operazioni diverse e ovviamente distinte dal sequestro delle piante di marijuana. Altra operazione dei militari dell'arma a Salerno dove è stato individuato il sospetto di una rapina in un bar avvenuto nella serata del 2 agosto. L'uomo era entrato nell'attività commerciale e con un coltello si era fatto consegnare 5. Euro. Grazie all'uso delle telecamere è stato individuato un sospetto già noto alle forze dell'ordine. Furto poi a Sala Conselina, i ladri sono entrati in un'abitazione e hanno divelto una cassaforte portando via soldi e gioielli. Indagine infine a potenza per una rapina a mano armata avvenuta nella serata di ieri. In questo caso le indagini sono portate avanti dalla polizia lucana.